Buonasera. Eccoci. L'ora di confronto, cosa vi siete detti? Beh, abbiamo condiviso il nome del nuovo vice sindaco della città, domani firmerò e sarà Sonia Schellino, quindi peraltro la ringrazio perché ha accettato e per il lavoro che farà. Abbiamo anche condiviso che sceglieremo insieme il nuovo assessore all'urbanistica, per questo ci prenderemo qualche giorno in più e abbiamo rimandato a lunedì il dialogo sugli aspetti politici, quindi come dire quei temi che risultano essere ancora oggi più divisivi. Devo dire che è stato un confronto sereno, quindi si è ricostituito un clima di dialogo e la parte politica inizierà da lunedì pomeriggio. Lei lunedì aveva detto non voglio andare avanti col freno a mano tirato, ora c'è la possibilità di cambiare passo? Io credo che la responsabilità anche dei consiglieri che oggi siano venuti in maggioranza, lasciando anche un po' alle spalle quello che è accaduto, significa che sta a noi ricostruire, ripeto, un clima sereno di dialogo e superare quelli che sono dei temi che continuano ad essere divisivi. Quindi da lunedì inizieremo la parte più politica di confronto, ma il fatto che oggi si sia potuto dialogare penso che sia un bel passo in avanti, anche la scelta condivisa del vice sindaco credo che sia un passo in avanti importante. Quindi ci sarà una nuova riunione di maggioranza lunedì? Sì, lunedì riprendiamo. Domanda, cosa pensa dell'uscita di Pollicino? Grazie ragazzi. Grazie. Dai. Grazie. Grazie.